Bene, chi inizia? Ti avvicini un po' Inizio così. qui. Eh sì, è questo qua quello lì. Buongiorno a tutti. Allora, io volevo un attimo sapere, insomma, mentalmente, anche alla luce del fatto che c'è stato questo pronto riscatto contro la regina dopo, diciamo, lo scivolone con Lecce, mentalmente come approcciate questa partita? Che tipo di avversario pensate di trovarvi di fronte, esatto? Ma innanzitutto la vittoria giù a Reggio ci ha ridato un po' di carica, anzi tanta, anche se comunque poteva finire anche con un risultato più largo. Sabato affronteremo una squadra molto forte, una squadra ben organizzata, una squadra che ha vinto l'ultima partita 3-1 contro il Martina, quindi sarà una gara molto difficile per noi. E cercheremo di affrontarla innanzitutto con un atteggiamento diverso dall'ultima in casa contro Lecce, quello sicuramente. Senti, tu, insomma, il mister ti ha un po' preservato sul 2-0 con quella sostituzione. Pensi che il fatto di adesso di ritrovarti, come dire, con un partner dovrebbe rientrare Marotta, Mazzeo se gioca è probabile che venga impiegato sull'esterno. Che differenza ci potrebbe essere dal tipo di partita che ti sei trovato a fare con un tipo di compagno come Mazzeo che viene più da dietro rispetto a Marotta che invece gira più al largo e sugli esterni? Vabbè, con Fabio l'anno scorso abbiamo giocato in questo modo, che lui era sempre la persona che si abbassava un po' di più a fare gioco e poi venire sulle mie sponde. Con Alessandro comunque sta avvenendo più o meno la stessa cosa, una volta si alza un po' più lui, una volta un po' più io, quindi non ci sono, va benissimo con tutti e due e tutti e tre sappiamo giocare insieme, nel senso che gioco io, Fabio, gioca Alessandro, cioè non c'è nessunissimo problema, anzi, ci troviamo tutti e tre. Però è normale, vabbè, che comunque dopo tanto tempo ho rigiocato con Fabio a Reggio e penso che comunque sia andata abbastanza bene, ecco. Poi ci conosciamo, ripeto, ci conosciamo tutti e tre, quindi giochiamo bene. Non è che una coppia gioca meglio dell'altra, anzi. Poi sceglierà il mister chi schierare. E com'è invece il fatto, ecco, che di solito un attaccante, diciamo, con gli altri c'è sempre quella piccola concorrenza, no? Che si innesca quando ci sono diversi giocatori di livello in una squadra. Forse nel caso tuo è proprio invece più particolare perché hai legato parecchio con Marotta, con Mazzeo avevi un'amicizia già consolidata e quindi forse è anche un po' strano, no? Vivere, come dire, questa sorta di concorrenza. Sì, perché è una concorrenza giusta, una concorrenza tra tre giocatori che comunque possono giocare, cioè possono giocare comunque sempre e possono giocare una volta, ecco, ripeto, una volta uno, una volta l'altro, a rotazione si può sempre, poi sta il mister comunque a decidere. Con Fabio, ripeto, legato e ho passato un anno bellissimo perché poi si è coronato con la vittoria, quindi avendo fatto tanti gol io, tanti gol Fabio, è venuto tutto in modo perfetto. E invece con Alessandro comunque, oltre che ho cominciato a giocarci praticamente quasi L'hai tutte le conosciuto in questa partite, circostanza o li conoscevate già? no, l'ho conosciuto qua, lo conoscevo magari perché ci giocavo contro, però abbiamo legato anche fuori dal campo, un bravissimo ragazzo, quindi è un po' strano come cosa, però io sono sempre stato dalla parte degli attaccanti, non mi sono mai schierato nel senso della concorrenza, perché tanto se io do fastidio all'attaccante o magari non ci vado d'accordo va a discapito mio perché quando giochiamo insieme poi facciamo fatica tutti e due, quindi non serve a nessuno. Senti, tutti e tre invece, insieme? Io Lo so che non a è una scelta tua, ma Pagani abbiamo giocato tutti e come tre dice Alfageme, si riproporrebbe la situazione di Pagani, in qualche e maniera. cioè, tutti e tre giochiamo bene, però poi sta a mister, comunque sono anche Ovvio. degli equilibri in una squadra che sta a lui fare queste decisioni. Noi, come ci schiera, cerchiamo di giocare e dare il meglio. Si può dire tutti e tre con tre punte invece? Come dire, non chiedendo neppure quel sacrificio a Mazzeo di partire dall'esterno e con una possibilità che il Benevento possa eventualmente, anche perché diciamo voci di mercato, insomma che si rincorrono, si parla di altri centrocampisti che potrebbero ricoprire il ruolo di interno e quindi con un ipotetico centrocampo a tre, le tre punte potrebbero essere schierate entrambe nelle posizioni più congeniali a loro. Potrebbe essere, però non so se cioè io da calciatore ti posso dire che comunque giocare tutti e tre è normale che ti trovi perché ci troviamo. Però Se tu ripeto, fossi l'allenatore,
Lo vorresti sentire Marotta Mazzarri oggi? Ma in parte l'ha proposto a Pagani, in parte. Però ripeto, in questo momento poi siamo in una situazione comunque di emergenza, quindi non ti posso dire, poi sta il mister e decide, io di queste cose me ne posso occupare purtroppo. Però dalla faccia insomma si può dire. No, ma io mi trovo bene con tutti, poi qualsiasi cosa... Ha risposta? Ok. Ascolta, in Matera lo considerate uno scontro diretto tra due squadre che tendono a vincere oppure un outsider da prendere con le molle? No, secondo me il Matera è un'ottima squadra che ha perso dei punti, però è una squadra... Basta vedere comunque la rosa, i giocatori, sono giocatori comunque di categoria importanti. Sarà una partita durissima sabato. E noi dobbiamo cercare di fare la nostra perché bisogna stare in questo momento, bisogna rincorrere quella squadra che è prima in classifica. Anche se sono pochi punti perché non è quello il punto, due punti però. Però bisogna restare scia comunque. Tra i giocatori che ha giocato di più, ma sei anche tra i più sostituiti insieme a Marotta, ma Mazzè è quello che subentra più spesso. Quando si alza la tabella luminosa delle sostituzioni, cosa pensi e cosa provate? A Reggio non eri proprio contentissimo, però dico, no, ogni volta che si alza quella tabella, cosa pensi? Ringraziando Dio fisicamente quest'anno non sto come l'anno scorso, significa che sto molto meglio, quindi magari uscire mezz'ora, 20 minuti un po' mi pesa, però ripeto, sta il mister, fa magari questa decisione, la vede in quel modo, quindi non posso dire nulla. È normale che tutti vorrebbero giocare 90 minuti ogni volta, però è questo. Perché stai meglio rispetto all'anno scorso? Scusa, perché... Fisicamente perché secondo me sono cresciuto molto dall'anno scorso a quest'anno. Quest'anno corro molto di più, anche se comunque sono stato sempre un giocatore di sacrificio, però quest'anno lo faccio in modo diverso. Sto comunque più vicino alla porta, considerando anche questi tre legni, già potevo stare comunque a quasi in doppia cifra, quindi... Allora questo merito a Brini. No, assolutamente. Fisicamente noi siamo tutti al massimo e siamo molto meglio degli altri perché noi lavoriamo tanto in settimana. Però ecco, magari è il periodo che ti sostituisce un po' di più, poi ci saranno partite che non uscirai e questo sta al mister a deciderlo. Vabbè, hanno inciso anche tanto infortuni, espulsioni. Tanti infortuni, espulsioni. Poi ecco, domenica a Reggio neanche la considero perché magari poteva... Però... Senti, è innegabile che a inizio stagione ti avrebbe fatto piacere restare a Perugia per giocarti una chance in Serie B, soprattutto con una promozione conquistata sul campo e col fatto che sei stato uno dei protagonisti. Ecco, per te quest'anno il fatto del Benevento rincorrere la B allo stesso modo può rappresentare uno stimolo in più per arrivare di nuovo dove sei arrivato l'anno scorso e finalmente giocarti questa chance in caretteria? Ma per me sì, perché ripeto, dopo Perugia che sono rimasto un po' male perché delle persone hanno fatto delle promesse che poi non hanno mantenuto. Comunque le squadre c'erano anche in B. Poi quando mi ha chiamato il presidente, io sapevo la storia del Benevento, che ho sempre detto, che è una squadra che fa la squadra per vincere, poi non riesce mai a salire. Ho detto, quest'anno deve essere l'anno buono per forza, quindi ho sposato questo progetto, sperando che conquista... Anche in prospettiva. Sì, sicuramente in prospettiva, perché vincendo questo campionato so che mi faccio la Serie B col Benevento. E spero con tutto il cuore di fare questa cosa, con tutti i scongiuri... Perché comunque vedendo tutte le squadre con cui abbiamo affrontato ci ha messo soltanto sotto una squadra, Lecce, gli va dato atto che comunque è un'ottima squadra a livello di nomi, è una squadra secondo me da Serie B, però noi ce la giocheremo fino alla fine con tutte queste squadre. Poi diciamo anche dal punto di vista contrattuale quest'anno sei più tranquillo, comunque si trattava di... No, nel senso il contratto già ce l'avevo anche quest'anno, c'avevo altri due anni comunque importanti a Varese. Poi io sono uno che non guardo soltanto i soldi, perché se guardi soltanto i soldi secondo me vai poco lontano. Infatti sono sempre andato anche in squadre un po' più piccole per rimettermi in gioco.
Benevento è sempre stato il mio pallino, non so perché. Questa è una cosa, una cosa che è balenava una cosa, nel era il testo. giorno del mio matrimonio, il presidente mi ha chiamato, era il 14 di giugno Hai pure risposto. certo, non sapevo che fosse lui, pensavo fosse uno scherzo perché una voce del sud ho detto, mo chi è che mi sta facendo scherzo qualche compagno, invece poi, anzi sono stato molto felice perché sicuramente sapeva che mi sposavo e mi ha fatto anche gli auguri, quindi... E io gli ho detto subito sì, poteva venire anche qualsiasi altra squadra, la mia parola l'avevo data a lui, quindi. Sì, prima prima presidente la mattina e poi a luna la mia moglie. Sì, però noi dobbiamo pensare a noi. Io ho l'esperienza l'anno scorso che riposavamo la terza giornata di ritorno, se non sbaglio, e se il Frosinone vinceva a Pontedera andava a più 8 da noi. È rimasta a più 6 e siamo comunque riusciti a vincere il campionato perché poi c'era lo scontro diretto, c'era che doveva riposare. Quindi io non guardo il punto, i 2 punti in più. Se noi vinciamo, loro sono costrette comunque a fare il risultato. Hanno vinto 4-5 partite al 90esimo, penso che comunque noi giri sempre bene in quel senso, quindi... Ce la curiamo, noi guardiamo soltanto a noi, poi la classifica è normale che appena accendi il telefono vedi che la Salernitana perde o Lecce perde, siamo contenti. Senti, l'ho fatto anche al mister, mi ha rassicurato, adesso inizia il periodo del calciomercato, le voci, i giornali, i siti, insomma queste porte scorrevoli. Voi avete costruito un bel gruppo con unità di intenti, queste voci vi possono creare delle turbative o siete dei professionisti tutto sommato anche di esperienza e quindi abituati al clima che si respirerà da qualche giorno in poi? Sappiamo che questo, come dici tu, è comunque un mercato, vengono 10 giocatori, poi non ne viene nessuno, comunque lo sappiamo, quindi siamo abbastanza comunque maturi da capire queste Fa parte cose. del gioco. Sì, assolutamente, ma non ci deve portare via attenzione queste cose. Sappiamo che comunque magari in tutte le squadre si possa essere uno che gioca meno, che deve andare via, però... Vedendo le 19 partite comunque si può sapere magari la persona che potrebbe o no, però in questo gruppo tutti si allenano a 2000, quindi a noi chi viene ben venga sa che viene in un gruppo forte, quindi ci auguriamo che chi venga ci dia una mano. Basta che non mi attacco. Speriamo.